Sound Sono resume. 2000 ping. Scoperto. Buonasera a tutti, benvenuti a tutti gli amici appassionati di sim racing, salite, motori e non qui con noi nella famiglia della Motor Squadra Corse al terzo appuntamento, terza gara del campionato, il Climb MSC alla Grande Monterece. Qui con me in cabina di commento questa sera una novità, Antonello Bruno. Ciao Antonello, ci senti? Salve a tutti, sì, forte e chiaro. Forte e chiaro, Antonello Bruno oggi è pure un po' emozionato, forse è la prima Eh sì, diretta, correggimi certo. se sbaglio. Sì. È la prima diretta. Giovanni invece in regia è lui che oggi ci seguirà. Seguiremo le sue telecamere. Quindi, se volete mandare a quel paese qualcuno, mandate sempre la regia. Noi siamo solo delle povere vittime in confronto al lavoro che fa la regia. Comunque, ringraziamo sempre tutto il direttivo, tutti quelli che organizzano. Insomma, c'è sempre dietro un gran lavoro. Ci sono tantissime persone da salutare, da ringraziare, ma sono così tante che le salutiamo tutte. Ringraziamo tutti e va bene così. Oggi manca Jacopino perché ha dei problemi tecnici, oltre che degli impegni personali, quindi non potrà essere con noi. Una novità subito da dire per questa Monterice sarà il fatto che non saliremo in 2 giornate, ma in ben 3 giornate. Perché Antonello, siamo diventati tanti ora. Eh Siamo sì. partiti che eravamo una trentina, adesso siamo arrivati quasi 50 iscritti, Antonello. Esatto, sì. Esatto. Comunque, volevo. Grazie per avermi considerato, Emanuele. Volevo Ah, salutare pensavamo che il tutti. microfono non l'avevi. Allora c'è pure Giovanni. Sì, ci sono. Sei purtroppo. Io speravo che non ci fossi, e invece ci sei pure. Invece sono qui come una pulce. Allora, Giovanni, dico, questa sera vogliamo anche spiegare a livello tecnico il perché stiamo correndo in 3 serate. Perché ce lo dici tu, direttamente tu, dai, Giovanni, che Sì, sei perché più tecnico di negli noi. ultimi tempi è cresciuto il nostro gruppo, sono iscritte molte più persone, quindi per gestire al meglio le gare abbiamo dovuto distribuire la gara in 3 turni, quindi in 3 serate. Esattamente, e oltre questo, ovviamente noi cercheremo di fare sempre 2 serate, però quest'oggi la Monterice ne dobbiamo fare 3, anche perché tecnicamente la pista ha dei limiti, quindi in modo da poter fruire al meglio, in modo da poter sfruttare al meglio il tutto, abbiamo deciso di andare sul sicuro e fare 3 serate in modo che così viene gestito meglio. Però sicuramente questa sarà un apostrofo lungo l'arco del campionato perché quasi tutte le gare le faremo quasi sempre 2 serate. La terza serata sarà quasi un oltre, quando a livello tecnico è proprio necessario, quando sarà proprio dobbiamo proprio farlo, non ne possiamo fare a meno. Questa sera abbiamo con noi, e ce l'ho qua davanti, c'hai tu l'elenco partenti, Antonello, ci vuoi dire i partenti di questa sera, della prima Esatto, serata? sì. Allora, il primo partente sarà Andrea Sorlini con la Porsche 911 RSR di classe di gruppo 4 3000. Secondo partirà Luca Dalla Riva con una Civic. Ragazzi, scusate, non so se è già, ma vi è arrivata voce se stanno già partendo in ordine? No, O no? no, 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 Ah, ancora no, non no. stanno partendo. No, non è stato ancora arrivato il server. Prego, che Ok. abbiamo qua gente che non è attenta, Antonello. Meno male che abbiamo te stasera. Vai, Antonello. E sono invidioso perché non gli ho fatto leggere a lui l'elenco oggi. Va. A seguire ci sarà Ayrton Molinaro con Microphone muted. una Clio RS2000. Sì, che scusa se ti stoppo, ma stasera abbiamo degli assenti. Ayrton Molinaro è il Microphone primo active. degli assenti, assieme a Rino Bassanisi e Abate. A parte questi, poi abbiamo. Chi abbiamo? Ok, ci sarà poi Renato Sambataro con Sì? una Mini RS1006, Cristiano Abate, Maurizio Capuzzo, Rino Passarita è detto che è assente, Alessio Vagelli aprirà le danze con gruppo A1003, Donato Esattamente. Pinto A1006, Valerio Magliano E1006, che mi sa che me le suonerà questo giro, e infine Gaetano Lombardo con una 156 E1 2000. A chiudere le danze. Finalmente, e lui chiuderà le danze quest'oggi. E mi sa che finalmente stasera potremmo godere. Oggi la dislessia aumenta di diretta in diretta.
Mi sa che qui quello emozionato non sono io, comunque. Eh sì, no, ma io mi emoziono perché so che ci sono de delle fans che ci seguono, quindi ovviamente qui il cuore trema, va a 2000 e quindi saluto tutte le fans che ci seguono in diretta su Twitch, che ovviamente seguono solo per me, è ovvio. E dicevo appunto che questa sera vedremo Gaetano Lombardo con la sua 156, finalmente lo potremo seguire vivo, pieno, perché per una volta per un problema tecnico, un'altra volta per non ha partecipato, insomma non abbiamo avuto modo di vederlo in azione, quindi stasera avremo il piacere di vederla veramente a pieno questa vettura. E tra l'altro ricordiamo che c'è anche Valerio Maiano che corre, che è in E1 1600 e tu sei suo avversario diretto, quindi Antonello sei Esatto. qua anche un poco per spiare, di la verità. Sì. Non dimentichiamo anche Luigi che completa il trio Luigi delle Jacopino 1600. domani corre, esatto, con la Golf. Però diciamo, essendo con la stessa macchina Valerio, e poi Valerio lo sappiamo è l'uomo da battere sicuramente assieme a te, che siete veramente quelli che rompete le sveglie, ecco. Cosa andrei a vedere con Valerio adesso che quando salirà? Ma io guarda, ti auguro che faccia una bella salita pulita. Solo qui. Vediamo il tempo che esce. Ricordiamo che è un calabrese che dice: ma io auguro solo che finisce. No, ma prima guarda, ho visto due salite sue. In due punti ha sbattuto due volte questa parte. Non è che. guarda, Comunque, infatti Valerio ha vediamo. messo, non so se la diretta lo sta inquadrando, ma ha messo che riscalda gomme. Sì, lo stiamo inquadrando proprio nella partenza che sta riscaldando come un matto. Sì, ha distrutto mezza macchina per fare questa cosa. Comunque, no, vabbè, dai. Scherzo, scherzo. Siamo sempre un manipolo di amici che si odiano un l'altro, ma si scherza sempre. Giovanni Fabio, invece tu stasera sei a riposo, domani invece a bordo della Tatus, no? Eh sì, domani cercherò di vincere in tutti i posti questa gara, perché altrimenti Manolo inizia a essere un po' rompipalle, quindi mi tocca vincere, perché se no i punti diventano troppi poi da recuperare, Campionato è lungo, Giovanni. quindi andate a lungo, però è giusto prendersi il vantaggio prima possibile, Ricordiamo un complessivo di 12 tappe. no? Esatto, sono 12 tappe legate al campionato, questo è il terzo appuntamento, quindi ancora non siamo neanche a metà campionato, quindi User in your ne chat vedremo delle belle. Qualcuno è esploso dal TS, Emanuele, quindi molto bene. direi di fare una bella panoramica sul Sì, tracciato. stiamo seguendo Valerio. Vediamo qui Stiamo allora. vedendo salire Valerio Magnano, quindi vediamo un po'. È intenzione Valerio, eh? Vedremo, vedremo. Se lui vuole vincere a tutti i costi. Tra l'altro lui si allena, perché pure questa macchina gli piace tanto, perché ne ha acquistata una vera, 106, che vuole fare in versione 1 Italia, quindi Valerio scelto proprio la macchina che ha nella realtà. Sì. Si divertono, si divertono. Tu Antonello sei messo bene, nelle prove hai fatto degli ottimi tempi comunque. Oggi sì, ho abbassato ulteriormente il mio best, però Valerio ha ulteriormente abbassato il suo, però dai, vediamo che ne esce. Abbiamo lo sborone di turno Valerio Maiano. Ricordiamo, a seconda del cambio questo tratto è uno dei più veloci. Io Esatto. per esempio qui la sesta ce la quasi finisco. Addirittura. E qui dipende con che auto il cambio corto non aiuta. Magari con le auto coperte invece sì. Esatto, sì. Questo è un tratto un po' a rischio, diciamo. Speriamo che Emanuele riesca a tornare velocemente. Emanuele. Arriva, arriva. E questo si prospetta una bella serata. Sì, diciamo che sarà molto agguerrito. Intanto è stato riavviato il server, quindi ci possiamo subito buttare su Andrea Sorlini, che sarà il primo a partire. Eccolo qua. Ok. Non vedo ancora Emanuele rientrare, mannaggia.
In questo momento il direttore di gara Giuseppe sta spiegando ai partecipanti come si devono mettere per partire. Ci sarà un segnale acustico che segnerà ai vari driver quando partire. Esattamente, Giovanni. Forse Emanuele Ricendrare, perché Giuseppe forse Sei il benvenuto, Giovanni. è il benvenuto? No, io dicevo per il server, per il server. Un attimo che lo User sposto. was moved to your channel. Emanuele, ci sei? Sì, ci sono. Stasera purtroppo ho problemi io tecnici anche, quindi Vabbè, ma ma mi serve sappi nella tecnici. diretta. Anche di testa. Bravo, bravo. Salutiamo a Allora, tutti. ragazzi, a che punto siamo? Sì. Io Allora, praticamente a mi sono Giuseppe ha perso. riavviato, quindi adesso aspettiamo che anche tu ci sei per Sì, sto poter appunto partire. rientrando. Allora, detto questo, questa sera abbiamo delle 3 serate, la serata con meno partenti. No, Giovanni, Sì. domani abbiamo anche il grosso. Intanto domani, come dicevamo, io non so bene cosa avete detto, però presumo già, intuisco quello che avete detto, però domani avremo il grosso perché ci saranno tutti quelli da assoluto, quindi Marino Lombardo con l'Osella, tu con la Formula e Manolo con la Formula anche, quindi sarà da seguire domani e soprattutto, Giovanni, ricordiamo che corro io e ci sono tutte le fans che aspettano domani in trepidante la mia ascesa alla Monterice, no, Giovanni, che Sì, dici? esatto, Emanuele, tu sei un ospite d'onore per noi, quindi tutte le ragazze saranno qui per fare il tifo a te con la piccola bagnera, e quindi ti Esatto, aspetterà. esatto. Emanuele, Esatto. sei Sono troppo troppo, come si modesto, lo so. dice? Come si dice? Come si dice? Troppo bello, Sì, essere vero. esatto. No. Sei un donnaiolo. Sei un Sì, donnaiolo, eh sì. mi suggeriscono, tra l'altro, quindi. L'importante è, ricordate ragazzi, che l'importante è sempre crederci. Esatto. Quando uno ci crede, Anche prima o nelle poi. peggiori ipotesi, bisogna crederci. Esatto. Ok. Ok. Beh, ragazzi, voi potete forse partire perché io al momento non riesco a entrare, ma vi raggiungerò quanto presto, Va bene. senza problemi. Ok, sto avvisando il direttore di gara che può fare partire Andrea Sorlini con il Porschettone. Esatto, sì. Eccolo Ecco. qui. Si sta allineando Andrea. Amante Lo del seguiamo. drift. E si apre con le storiche Andrea Sorlini su Porsche 911 3000 RSR. Che sound, ragazzi. Riavvio Perfetto, Sornini che parte, arriva al secondo tornante, ci sono dentro, speriamo che tornante. reggo, ragazzi, Traverso. traversone, speriamo che riesco a reggere per deliziarvi del commento. Vediamo Andrea Sornini che guida un'auto assolutamente non facile, la Porsche 911 RSR, auto storica, sino in posteriore, motore posteriore ed è un'auto che quando parte, parte perché l'effetto pendolo è disgraziato quando arriva e su questa macchina si sente, bisogna saperla portare, è un'auto molto potente che sicuramente è, diciamo, tra virgolette, è facile da guidare, diciamo, come auto, nel senso, traversone anche qui, diciamo, è un'auto facile da portare nel senso che si fa il tempo, ok, ma se si vuole veramente andare forte, trovare il limite è difficile, come tutte le auto storiche, un po' tutte le auto sono difficili da trovare il limite, ma questo in particolar modo, se si veramente riesce a spremere al 110%, si escono tempi che sono fantastici in quest'auto e l'ha già dimostrato nella seconda salita dove ha fatto appunto il quarto tempo. Correggimi se sbaglio, Giovanni, il quarto e il quinto. Cosa?
Bravissimo Giovanni, Antonello, passiamo a Antonello. Allora, ma dai, non l'avevo capito, veramente, scusami. Un applauso a Giovanni che purtroppo per ora in questo periodo è un poco disattento, perché insomma si lascia prendere da desideri, insomma. Allora Emanuele, volevo farti notare che Andrea Sorlini è arrivato lungo, un tornante. Quella era colpa tua, è sempre tua. Giù si sta preparando Riva, ma vediamo quest'ultima sezione qui di Sorlini nel mentre che deve parte Riva, perché la parte finale è bella da vedere, ragazzi. Ci sono punti velocissimi. La Monterice è una pista molto tecnica. Qui diamo in causa Antonello Bruno, che di salita ne ha vista anche per sé calabrese. Forse la Monterice non l'hai vista mai. Vero? Dal vivo no. Dal vivo no, vabbè, i video ne abbiamo viste da. Sì, certo. Dico, però, comunque, come già hai visto, è una salita ostica perché è molto tecnica, tutto esatto. Completa, anche perché è lunga quasi 6 km, ma di tutto, tratto veloce, tratto lento. Cosa ci puoi dire su questa salita? Allora, posso dire che è una delle mie salite preferite. Quando, come hai detto già tu prima, attenzione, errore di Sorlini. Sorlini si è girato. Toccatino. Ha sbattuto, attenzione, attenzione, perché qua domani l'Alfa arriva prima. Tanto siamo, dove siamo, Reggi Giovanni? Su Riva o su Sorlini? Su Riva, che appena partito apre le danze con la Honda Civic RS 2000. Sì, con l'Honda Civic RS 2000, la mia vecchia fiamma, la prima macchina che ho usato per correre qui in MSC. Intanto mi sa che Sorlini sopra ha dei problemi perché... io vedo che lotta con lo sterzo, mi sa che ha piegato il telaio. Sì, ha piegato il telaio Sorlini, deve arrivare stringendo i denti. Io a questo punto, ora andremo su Riva, però vorrei seguire Sorlini proprio nel tratto finale, on board. Anche perché... battuto di nuovo, è arrivato troppo stretto al tornante per sfiorare il muretto. Anzi, sta soffrendo veramente tantissimo. Non so se lo vediamo dalla diretta in volante. Sì, ha distrutto completamente il suo tempo. Adesso Antonello ci darà il scontro cronometrico. A questo punto andiamo su Riva, perché è arrivato Sorlini, sta tagliando adesso il traguardo. Vediamo Riva cosa riesce a fare con la Civic. E qua colpo di scena, attenzione Sorlini, perché è la prima salita che sbaglia. 3:44.7, correggetemi se sbaglio. Esatto. Segniamoci il suo tempo, scriviamo. Allora, domani l'Alfa viaggia. Allora ragazzi, andiamo su. Manuele, ti vedo particolarmente contento. Ma come mai? A parte gli scherzi, siamo professionisti, per favore. Siamo tali, ecco. È partita adesso Rino Sambataro, passiamo oltre. No, vabbè, Sorlini ha Renato fatto Sambataro, ovviamente. Sì, Renato Sambataro, è stata l'emozione di Sorlini che no, a parte gli scherzi, siamo seri. Allora, sicuramente è una salita, siccome siamo partiti un po', ho perso la connessione, volevo dirlo prima, ma è una salita dove vedremo appunto Renato Sambataro, che qui ha sfiorato il muretto. È questo che dicevo, Antonello, ne vedremo di crash in questa salita, perché non è facile. Purtroppo sì. 6 km, anzi 5-7, è la salita più lunga che abbiamo fatto finora. Bisogna Antonello. Pelare molto, sì. E ovviamente si vuole, e quindi sbagliare è un altro. Sono due salite e i piloti devono spingere al limite per cercare di fare il tempo. Io tra l'altro che la Monterice la guardo da quando sono piccolo, vi posso dire che vivendola dal vivo si vedono proprio i piloti che veramente arrivano all'arrivo e sono lì trepidanti davanti ai cronometristi per vedere cosa hanno fatto gli altri. Attenzione Riva! Riva non l'abbiamo forse preso, ma all'uscita del tornantone verso l'arrivo, un chilometro dall'arrivo... persa, ha toccato il muretto e qua gli errori non mancano, anche Sambataro ha fatto un errore all'inizio. Gli incidenti non mancheranno, Giovanni, in questa salita. Intanto la regia qui su Luca Dalla Riva. Vediamo Luca Dalla Riva. Luca Dalla Riva sta arrivando, adesso vedremo il tempo nel mentre siamo su Renato Sambataro, mentre Alessio Gelli poi dovrebbe partire dopo di lui. Vediamo Sambataro che affronta un tratto molto veloce, la Casazza, un altro punto molto bello. La Casazza è proprio quella casa che vediamo lì in fondo, è una curva velocissima, è una curva forse facile, ma non tanto, perché bisogna saperla infilare bene per arrivare a staccare al limite.
questo tornante strettissimo. E vediamo questo un altro punto tecnico dove si salta. È una doppia curva. Una doppia curva che si deve saper prendere. Bravo Renato. Bello, mi è piaciuto. Attenzione. Come l'ha fatta. Vedi, il pendolino gli ha dato. Ah, Torello. Intanto segnalo l'arrivo di Luca dalla riva in 3,56 e 300. Con degli errori. Quindi esatto. Sarà tutto da vedere. Comunque non diamo nulla per scontato per questa salita, perché ce ne saranno delle belle, perché come dicevamo è un tracciato lungo che non perdona, come tutte le salite, ma questa in particolar modo, come vedete, da un lato ci sono i muri, dall'altro c'è la montagna, è tutta così, deve pelare molto come ha appena detto tu Antonello, quindi gli errori non mancheranno e secondo me potremmo vedere anche dei big sbagliare, non che ci speriamo, attenzione, però dico non diamo nulla per scontato. Renato sta salendo molto bene, a parte l'errorino all'inizio, e sta salendo molto bene. Adesso dovrebbe partire più in fondo, ancora non c'è allineato nessuno, ma ci dovrebbe essere Vagelli. Esatto. A questo punto ci lasciamo finire tutta la salita di San Bataro, un ragazzo catanese molto simpatico che tra l'altro ci ha preso molto a cuore, si fa spesso sentire in TS, insomma, sempre un bravo ragazzo. Esatto. Sembra quasi che è ricco, no? Che lo vogliamo. Ti segnalo che Alessio Vagelli è allineato allo start. Ok, vabbè, ce la facciamo vedere tutta la salita di Renato. Arrivo, si spalanca l'acceleratore, tutto giù. Questo è il tratto finale dove finalmente si respira e devi sperare che non hai problemi al cambio, niente. Devi essere pure perfetto nella cambiata per prendere quei millesimi che ti possono servire. 3,44, 3,47 e 6. Vagelli è appena partita al secondo tornante. Andiamo su Vagelli 205. Intanto la Porsche di Sorlini, nonostante gli errori molto gravi, ha fatto 3,44 e 7, ancora il miglior tempo. Quindi preoccupa questa cosa. Non vedo Vagelli. Sì, Vagelli è già è arrivato nel tratto veloce con la sua 205. Ricordiamo che Vagelli è un amante di questa vettura. Sì, sì. È un amante e si vede, perché quasi in tutti i campionati dove può partecipa con la 205 se è disponibile. Ma io vorrei ricordare una cosa: il campionato slalom lo sto battendo sonoramente e quindi ti vogliamo bene Alessio, però t'ho battuto, mi dispiace, ma è così. Vediamo Alessio Vagelli, che comunque la tira molto bene, qua ci dà, si aiuta col posteriore. Bravo Alessio Vagelli, è una guida comunque molto particolare. Come vedo, gomme Pirelli. No, sì. Mescola per lui. Sì, gomme Pirelli, Alessio Vagelli, come diceva, una guida molto arrembante. Nel senso, è uno che si butta per morire. Infatti, è difficile che finisce le salite. Adesso sembra che lo sto bufando, ma sono i risultati. Però, quando la porta su senza sbattere, il tempo esce. Il problema. Qua, guarda. Antonello, che guida Alessio? È molto spettacolare. È un po' sporco. Sì, è sporco. Però, quello che conta è il cronometro alla fine. Sì, sì. Poi tra l'altro. No, ancora Donato Pinto non è partito. Ancora c'è Alessio Vagelli perché c'è il cambio di categoria. Quindi sono 2 minuti dal cambio di categoria. Ricordiamo che ovviamente se partisse subito Donato Pinto, che è 1006, c'è il rischio che potrebbe prenderlo. Soprattutto in una salita così lunga. Guardate qua come è staccata. Gli ha dato il colpo di pendolo Alessio Vagelli. Ci regala spettacolo. Sta salendo molto bene comunque, però, anche se sporco Antonello. Ma sta salendo. Sì. Vediamo affrontare questo tratto, che a mio avviso è uno dei più pericolosi. Attenzione, ecco qua, come dicevo. Mamma mia, qua come l'ha sfiorato, va. Proprio leccato. Domani, sì, quel tratto. Ne vedremo delle. Sì, è uno dei punti più difficili. Parlando con molti piloti, già molti hanno detto che hanno avuto problemi in questa curva. Ancora molti non riescono a trovare il giusto feeling. Incluso il sottoscritto, che lì io ci levo una marcia ogni tanto, lo ammetto, perché lì è un poco. È un attimo, è un punto veloce e arrivi dritto al muro. Quindi se sbatti è finita. Sì. Quindi, mi ricordi il nome di quella curva, Emanuele? La vorrei sapere anch'io. Intanto andiamo su Pinto, che è appena partito. Mentre Alessio Vagelli affronta il penultimo tornante. Donato Pinto, sì, ricordiamo che la Monterrey è talmente una corsa storica ed ha fatto ben 57 edizioni. È talmente importante, pregna di storia, che tutte le curve hanno un nome. Un po' come tutte le salite storiche, come anche la Coppa Nissen e tante altre. Però proprio la Monterrey
ha tanti nomi. Sono sicuro che Antonio Palermo, che è di Erice, scusate, di Trapani, le saprà tutte. Però non l'abbiamo qua con noi in cabina di commento. So anche tanti amici miei che le sanno veramente tutte, che abitano praticamente sul percorso. Abbiamo suonato Pinto, Andiamo arriva dall'altro qui lato. alla fine del rettilineo. Gruppo A1006, lui non è un'Italia che partirà dopo invece Valerio Magliano su questa vettura. Alessio Evangeli intanto è appena arrivato, 3:48 e 0. Munnizza, sei sicuro quello lì? La sinistra? La Munnizza mi ricordo che è un'altra. Vabbè, comunque, dai, vediamo questa è un un'altra. attimo, dai. Vedi, io ne so due, tre, la Fontana e la Casazza, punto. Vediamo questo tratto è bellissimo, questo che sta affrontando Donato Pinto. È un altro punto che veramente ti toglie il fiato, perché c'è questo sinistra che devi fare pieno, dipende dalla macchina che hai, ovviamente. Sì, sta partendo Valerio Magliano, ma penso che ancora ci sia tempo. No, Dici? Valerio Magliano a 2 minuti, Giovanni. È 1.600, va. Giovanni è 1:06, non ti preoccupare, facciamo noi, Giovanni. Stai tranquillo. Oggi Giovanni lo vediamo. Antonello, secondo te perché Giovanni è così fra le nuvole? Secondo te, Ma Antonello? non mi sento di dare un commento in merito, però vediamo, dai. Ma vediamo, vediamo. Se con tempo, magari domani ci può dire lui. Perché fra le nuvole? Vediamo ancora Donato Pinto, lo vorrei vedere on board questo tratto, che è un tratto molto difficile. Guarda, dove va a saltare quasi, e quindi devi staccare in piena curva con le ruote storte e affrontare questo sinistra molto veloce. È un sinistra che va interpretato, Antonello. Sì, io guarda, vado di piede sinistro sul freno. Ah, Però piedi è un rischio sinistro. sempre, sempre. È sempre un rischio, sì, perché se ti va bene la finita, se basta che fai quel millimetro in più, è finita. Intanto è Giovanni. partito Valerio Magliano. No, puoi stare se vuoi, non lo so, dai tu. Ah, sì, a 3 ore che parla Giovanni, poi non lo sentite, ma non capisco perché si nasconde. Cosa gli nasconde, Allora, Giovanni? no, Fatti eccomi ragazzi, no, non volevo disturbarvi sapere. sinceramente, quindi. Ma tu già disturbi sempre, quindi ormai è che ci sei. Allora, siamo su Valerio Magliano, ragazzi, attenzione, qua siamo categoria pro. Vediamo, Poi vediamo. bella. Guarda Antonello come sono, sta subendo Guardate un ragazzi, freno a mano. Antonello, domani è meglio che non ti presenti Valerio è intenzionato male, ragazzi, male, male, male. perché io so che c'è gente che qua ha pagato per vedere sbattere Magliano, Ma guarda, l'errore può essere sempre dietro l'angolo, non si sa mai. Dicevo, questa curva che ha appena affrontato adesso Valerio è una curva molto difficile. Perché è Seconda un marcia sinistra che qui. dove si scompone la vettura molto, parecchio, e si fa sempre tutto a pelo. Ed è molto facile che si scomponga all'uscita della curva. Qua intanto Valerio sta di freno a mano, si aiuta. No, non lo riconosco, ragazzi. Non lo Intanto, riconosco. giusto, Questa sera Valerio sta Lombardo. dando È partito da spettacolo. Lombardo. Io vorrei andare sul Lombardo, vediamo la Casazza questo tornante e poi andiamo sul Lombardo, che Lombardo. finalmente lo posso seguire a pieno titolo. Qua, altro colpo di leva. A questo punto Ricordiamo andiamo sul questa Lombardo. 106 Made in Germania. Ma è in Germania. È strano, però vabbè. Va bene, andiamo su Gaetano Lombardo con la sua Alfa 156. Io qua vorrei far sentire il suono dell'Alfa. Qui scompone molto, Gaetano. Come sempre, guida sporca. Siamo su Gaetano, sì. Sentiamo il VTCC qua. Sentiamo il sound. Ah, Valerio un po' lungo, eh. Bruno che intanto segue per noi. Che traversone qua che ha fatto Lombardo. Andiamo fuori su Lombardo. Sta veramente regalando, deliziando con la sua Alfa. Una bella macchina, difficile però, difficilissima da portare al limite. Intanto ci dai tu notizie di Valerio sopra cosa sta facendo? Sì, è nel tratto finale. Sì. Al bivio Per di ora Santa tutto, tutto Venera. pulito. Vediamo, vediamo. Non so se la guida che ha avuto Valerio sia così pagante, Ragazzi, ho paura che perdo la connessione, mi sento scattare. Mi sentite? eh. Sì. Sì, sentiamo bene. Ok. Siamo sempre Dicevi, su Giovanni? Lombardo, ragazzi.
Intanto Maiano sta per fare il rettilineo finale, restiamo a questo punto sul Lombardo, dovrebbe essere l'ultimo a partire questa sera e poi ripassiamo per la seconda salita. Tu, Antonio, l'hai segnato i tempi? Bravo, bravo così. Io È arrivato Valerio, ragazzi, ho segnato giusto. 3:25:06. Valerio Maiano, 3:25:06, esatto. 3:25:06. Qui mi sa che vedremo i chiodi. Andiamo su Lombardo, se stiamo che affronta ora la Casazza, tratto velocissimo, staccatona, impietosa. Qui questo tornantino dove è veramente facile sbagliare, anche più sopra c'è un altro tornante destro dove è cieco, bisogna staccare prima che lo vediate e è facilissimo andare lì davanti sul cancello e Valerio per il momento ha il miglior tempo. Vediamo Gaetano cosa potrà fare. sbattere. È un nuovo... Forse è successo un problema, non l'abbiamo visto, ma forse è uscita qualche problema Gaetano, tipo... No, Gaetano è qui, è tornato. Ha fatto ora il tornante. Vediamo che sale. Ecco, questo era il tornante cieco che abbiamo Ah, visto prima, molto traversone. lungo. Mi sa che arriva Gaetano. Sta spingendo. Comunque sappiamo che Gaetano è una guida molto sporca. Sempre lì al limite. Ricordiamo che l'anno scorso ha buttato pure delle gare dovute a un handicap, come la Coppa di Senna famosa che è andata a funghi. Ci ricordiamo, Giovanni, ti ricordi che tu Mi eri lì? ricordo Eccoci benissimo. Mi ricordo benissimo. qua, Santa Venera. Ricordiamo quest'altra stradina che si vede alla vostra sinistra, che avete visto poco fa. È un altro tratto che va a Trapani in salita, e lì anche lì si fa la salita. Cioè, ragazzi, questa strada è pregna di veramente di motorsport. Non solo dalle 50 e passa in posizioni davanti, ma c'è un fatto di pregio in città di Trapani. Siamo buoni, ragazzi. Ci fanno lo slalom. Di Valdelli. Tra l'altro, cosa importante, nello stesso tracciato viene fatto il campionato italiano allo slalom, c'è nell'Agro Vigeno, che è il primo tratto dei 4 km della pista. Che vediamo. Intanto Lombardo 3:39 e 5, assolutamente un tempo da migliorare, può fare meglio. Assolutamente. Al momento questo è suo, molto sporco nella guida, ancora non riesce veramente a trovare il giusto feeling con questa vettura. Anni. Eh sì, è una macchina molto difficile, Emanuele. I cavalli sono tanti. Siamo nell'ordine dei 320 cavalli, quindi è una macchina con molto difficile da guidare. Poi trazione anteriore è tutta. In un percorso così ostico, pieno di tornanti, non è facile gestire la potenza. Diciamo che l'agilità del Esatto. 106 qui si fa sentire molto. Si fa sentire molto, Certo, sì, è vero. Anche il nella passo realtà, corto quindi. si fa sentire. Sì, ma io infatti penso che Lombardo potrà dire la sua in pista come la Minkhausen, che è be velocissima, questo tipo di pista. Il 2000 lì si sfoga tutto, secondo me. Allora, andiamo a vedere subito i tempi. Se ce l'hai, Antonello, li possiamo dire in ordine i tempi di questa prima manche, o almeno l'ordine di classifica che abbiamo di questa prima Sì, salita. allora posso dire l'assoluta della prima manche che vede Valerio Maiano prima posizione con un tempo di 3:25:06 e in seconda posizione con Ragazzi, Andrea ragazzi, Sorlini. scusate, vi interrompo perché sta salendo Capuzzo. C'è Capuzzo. Ah, Capuzzo? sta salendo adesso, che è arrivato dopo, è Sì. arrivato, scusate. Seguiamo tutto e ci facciamo perdonare da Capuzzo perché è arrivato dopo, che doveva partire ovviamente, ma per impegni personali finalmente è arrivato, anzi... Che ce l'ha fatta, c'è, e lo stiamo vedendo adesso salire. Quindi vediamoci la salita della mini di Capuzzo, che attenzione potrebbe addirittura scalzare Maiano dalla prima posizione. No, scherzo. Ovviamente non vorrei. È un signore simpaticissimo. Comunque, Giovanni è arrivato, l'abbiamo conosciuto ed è veramente da apprezzare. Giovanni, ci vuoi dire di più sul signor Sì, Capuzzo? signor Questo Capuzzo giovanotto gestisce che ha preso la moto da ieri, eh? dei kart, no? Lui ha un team dove dei ragazzi corrono con dei kart che a lui fanno campionati, quindi è una persona abbastanza in gamba su questo campo. Poi non lo conosco così bene io, so chi è, ma Ah, errore di gestione. non ho... No! Sulla sinistra veloce, ha anticipato Che peccato! troppo, tocca il muretto, arriva largo, però c'è ancora, c'è ancora. È un danno che pesa tantissimo, però non è anche tanto, perché comunque è l'ultima curva. È un tratto veloce, sì, però comunque questo danno, diciamo, essendo agli ultimi 200 metri, Ah, il non gli volante è pesa così storto. tanto.
Eh sì, però è stato fortunato che è stata l'ultima curva. Attenzione perché questa curva, ragazzi, è infima. Io solo un anno l'ho vista dal vivo, sta curva. E le macchine lì veramente pelano muretto e muretto esterno all'uscita. Ho visto selle lì di terza, quarta marcia scodare che pareva che stavano partendo in aria e invece le hanno riprese. È un punto, anche questo molto difficile, perché bisogna dire che lì, nella realtà, è dentro la foresta e quasi sempre si parte giù alla partenza che c'è asfalto caldo, asciutto e all'arrivo che c'è l'asfalto bagnato. Cioè, perché ricordiamo che Erice, c'è sempre la nuvola e c'è un dislivello assurdo dalla partenza all'arrivo. E qui Assetto questo lo replica bene perché abbiamo un tratto più scivoloso alla fine. Vediamo Capuzzo che è arrivato, ha fatto 3,57,7. A questo punto non c'è più nessuno, Giovanni. Perfetto, Sì, sto allora. avvisando la direzione gara che può riavviare il server per la seconda manche. Sì, diamo subito subito prima di avviare il server la classifica. Allora abbiamo Vaiano primo, secondo Pinto, terzo Lombardo, quarto Sorlini, Sambataro era quinto, sesto Fagelli. Vagelli e settimo Capuzzo. No, Allora, settimo settimo Capuzzo, dalla ottavo Riva. Riva, ottavo Capuzzo. Esatto, ottavo Capuzzo. Vediamo, vediamo perché adesso la seconda salita ci saranno quelli che hanno sbattuto che dovranno salire un po' più abbottonati, Antonello. Adesso tu, sinceramente, quando succede, perché è successo l'anno scorso, mi ricordo, di sbattere la prima salita, solitamente tu cosa fai? Diciamo, cerchi di limitare i danni o pesti lo stesso uguale giù alla seconda salita? Qual è il tuo stile? Che Allora, approccio hai? purtroppo mi capita che quando voglio fare bene, il problema c'è sempre. Quando vai lì senza pensare più di tanto al tempo, lì esce il tempo. Purtroppo Eh sì, è così. mi Sì, succede questa cosa. perché ti inibisce, giustamente. Giovanni, tu invece se ti capita di sbattere la prima, solitamente la seconda cosa fai? Sali per morire o ti mantieni e ti porti il tempo a casa? Bravo Giovanni, ottima risposta! Microphone activated. Giovanni molto attento stasera. Sì, sempre Giovanni c'è, Giovanni c'è, Eccomi, eccomi l'importante. ragazzi, eccomi. Ecco, che hai risposto, a posto? Sì. Ah, Ah, a posto. stanno ripartendo, si sta allineando Andrea Sorlini. No, vabbè. Ricordiamo che Giovanni fa anche un po' parte, da una mano alla direzione, ovviamente era assente perché stava sistemando qualcosa alla partenza. Spero che sia vero. Ti ho salvato io. Allora, vediamo Sorlini, parte adesso. Io mi ascolterei il rombo anche fuori di questi primi due tornanti. Mi sa che Emanuele Andrea cercherà. Secondo me non si risparmia, Vediamo. da spettacolo con qualche bel traversone. Qua arriva, mamma mia, come si scompone. Non è facile con le storiche, ragazzi. Anche domani con la 75, la mia Alfa GTM e 128 di Palermo, le storiche riappassionati ci sarà da vedere. Ci sarà sicuramente da godere queste storiche che, secondo me, i traversi non mancheranno. Vediamo qua nel tratto veloce, Sorlini, su questo sinistra che si fa pieno, si scompone perché comunque la strada non è perfettissima. Staccatone al limite, la butta dentro. E via di traverso, e questo non l'aspettavo, seconda marcia, terza, le butta tutte, il 6 cilindri boxer si fa sentire, si stacca qui vicino al muretto, lui si tiene un po' più interno, si tiene un po' più interno, c'è chi invece preferisce magari stare tutto, costeggiare il muretto e poi buttarla dentro dopo, sono tante traiettorie che si adattano di macchina in macchina, trazione in trazione, peso a peso, insomma, sono tante incognite, questa è una pista molto tecnica, molto più lunga rispetto alle altre dove penso... Antonello, che qui la differenza da pilota a pilota si vede ancora di più, perché si vede proprio Esatto. lo stile di guida, no? Sì, soprattutto perché è un percorso lungo e molto insidioso. Sì, perché quando una pista è così completa e soprattutto lungo, si vede veramente lo stile di guida. Si vede quello che è più sporco, si vede quello che affronta la pista un po' in maniera, le ritarda, le curve, chi le anticipa. Invece in una pista di 2 km... Meno male, vanno tutti lì per quella traiettoria, no? La vai un po' a stampare in testa. Andiamo qui alla Casazza, quest'altra bellissima curva. Impegnativa, pendolo, Ehi. staccata, la intraversa, scatto scandinavo, direi. Diciamo che è Traversone. importante uscire puliti dai tornanti, perché se ti metti lì a pattinare, Sì, esci, cronometro perdi un morto. sacco di velocità, sì. Esatto. Andiamo on board qui. Andiamo on board qui, vediamo. Questo tratto va di Siamo quarta. on board. Affronta pulita questa sezione.
Intanto vi segnalo che Luca Dalla Riva si sta allineando, sì, sì. Si sta allineando. Adesso appena parte passiamo da lui. Vediamo questa staccata cieca da fronte adesso, staccata ancora qui al limite. Molto al limite le staccate di Sorlini, vediamo che fa andare via il posteriore, ovviamente il paese è tutto dietro la vettura. Intanto parte Riva. Partito dalla Riva, sì. Andiamo su Dalla Riva, che qua l'abbiamo seguito tutto. Sì. Anche perché ho visto che poco fa ha sbattuto Sorlini quando non lo seguivamo, quindi magari, sai com'è. No, ma scherziamo, Andrea, ti vogliamo bene. Quando sbatti ti vogliamo bene. Allora, vediamo Luca Dalla Riva. Qui io sapevo che era questa la notizia, però magari mi sbaglio. Ma come si chiama questa curva? È famosa. Questa tra l'altro è un'altra curva ostica, ragazzi. Il sottosterzo si fa sentire tantissimo. Tra l'altro vi posso dire che questo asfalto nella realtà ha un grip praticamente nullo, perché è una strada, questo tratto di montagna, dove il vento è impressionante. Il vento che c'è voi in questa strada non ve lo potete neanche immaginare. Quindi viene tutto eroso, asfalto, rocce. E non solo, è una strada molto usata, è una statale. Quindi è l'unica strada che connette bene Trapani, Valderice, alla cittadina. Sopra Erice, che è normalmente turistica. Quindi ci fa autobus, c'è di tutto. Quindi l'asfalto, se voi fate i primi tornanti, e ve lo dico perché l'ho fatto ogni anno, la macchina, se voi andate a 10 km orari, vi sballa. Dopo la panda due tornanti ne sai un bel po' di sì. Cose, eh? No, no, ma veramente, senza a parte gli scherzi, ho avuto paura una volta. A 10 km orari mi è partito il posteriore, cioè stavo passeggiando. È assurdo, perché infatti in quella curva di testa coda se ne vedono tantissimi i primi due tornanti. È una salita veramente piena di incognite, oltre ad essere lunga, tecnica, un asfalto scivolosissimo, ed è veramente da... è il mito, ragazzi, questa è un'altra leggenda delle salite italiane, ce ne sono tantissime, bellissime, anche poi in Calabria, Antonella, ne avete belle, avete sì, tante, sì. Ce ne vuoi dire una, la più famosa, per esempio? Ma non è allora, che c'è una più famosa dell'altra, diciamo c'è Luzzi, c'è sentita, Morano, diciamo. C'è Reventino, sono tutte bellissime. Luzzi è sicuramente la più sentita, dico però. È arrivato Sorlini, è partito pure Samba Taro. 36 e 01. 36-01, anzi 08, mi spunta a me. 8 è migliorato di... Sì, no, vabbè, io sono importante, ragazzi. Io c'ho i millesimi. Ovviamente per la rotonda 01, ma è andiamo per su San Bataro. Andiamo su San Bataro. Intanto, quindi lungo, Sorlini lungo San Bataro. No, recupera, dai. Retromarcia. Peccato. Riparte e si fa sentire pesante. Che peccato. Peccato, peccato. San Bataro, che ha fatto una prima salita con una piccola sbalatura all'inizio, però poi l'ha portata su tranquillo. Questo errore si fa sentire molto di più, però l'abbiamo detto, ragazzi, non smetteremo di dirlo, qui gli errori non mancheranno a nessuno. Bisogna dire che forse saranno veramente bravi quelli che arriveranno senza sbattere, ovviamente facendo un tempo discreto, perché ovviamente passeggiando è ovvio che è difficile che sbatti. Vediamo Luca Dalla Riva anche che sta per arrivare, mentre siamo sempre su San Bataro, seguiamo in questo tratto ostico veloce, lo fa di quarta, molto bravo. Luca Dalla Riva sta affrontando gli ultimi due tornanti, adesso dopo San Bataro dovrebbe partire ovviamente Capuzzo, che è già presente, quindi lo vedremo. Siamo di nuovo su Riva per vedere l'ultimo tratto, non volte. Sì, l'ultimo tratto per Riva. Benissimo. Tra l'altro sì. Penso siamo on board, no Giovanni? Sì, sì, aspettiamo Luca Dalla Riva che arriva. Luca Dalla Riva che arriva, direi, molto belli questi on board del Racing Start, no? Comunque, vediamo Luca Dalla Riva da fuori, che arriva nell'ultimo rettilineo, un errore anche lui l'ha fatto, poi andiamo subito su San Bataro, che sta affrontando l'ultima sezione anche lui. Luca Dalla Riva fa 3.53.6, migliora, se non sbaglio, di 3 secondi il tempo della prima salita. Mentre adesso siamo su San Bataro, presumo, Giovanni, che affronta quest'altra sezione velocissima a sinistra. Mamma mia, molto bene, molto bene. Vedo un po' laggare, ma è la mia connessione, quindi ho difficoltà a seguire con sta allineando Capuzzo. Capuzzo, sì. Prima innestata. Maurizio Capuzzo, ricordiamo, partito. È partito adesso. Sì, andiamo su Capuzzo. Andiamo. Ci siamo. Sarà partito. Capuzzo che affronta il primo tornante. Qua la ressa che c'è. No, ragazzi, io la gara l'ho vissuta più di una volta dal vivo, è veramente... La guardo e dico, ah, qui è dove fu
fu quell'anno che... Ah, qui è dove c'era. Esatto. No, ma è bellissimo, ragazzi. Sì. Io ci sono andato solo una volta, purtroppo. Tra l'altro ci sono andato per l'edizione storica, non per la gara di GVM. E ragazzi, già solo mettersi là e guardare il panorama è qualcosa di fantastico. Poi la gara fa da contorno ed è bellissimo. Ma già solo mettersi... Io mi sono messo al cancello, sul tornante del cancello, ed è c'è un panorama, ragazzi, è spettacolare. Assolutamente sì, e vediamo Maurizio Capuzzo che arriva qui al terzo tornante sinistro dopo il rettilineo, che sta salendo molto pulito, la sta portando su molto bene e deve sicuramente migliorare il tempo della prima salita, che non è abbastanza. Ricordiamo che questa è la classe più combattuta, Giovanni. Sì, sì, perché considerate che molte persone si sono iscritti proprio in queste settimane e tutti hanno scelto il QRS, quindi è una classe agguerrita, ragazzi, agguerrita. Nel frattempo è arrivato Sambataro, Sambataro si arriva. Che traversone intanto di Capuzzo, non so se l'abbiamo notato, sì, sì. Qui questo tratto, traversone di Capuzzo al limite, questa curva sarà tanto da cappello perché la fa bene. Allora, Sambataro ha fatto il tempo di 3.54.8, sì? 3.54.8, sì. Esatto. Se non sbaglio ha migliorato, no, ha peggiorato, certo, perché è arrivato lungo. Sì. Dormo sì, pure. Purtroppo... non sono presente neanche io. Aveva fatto 3.47 nella prima manche. Sì, sì, alla prima ha fatto 3.47. Sono staccatona qui, al tornantino, ruote fumanti. Arriva un po' lungo, ma ce l'ha. Come dicevamo, questa è la categoria più combattuta, sono arrivati sì a 15 partecipanti, adesso non ricordo il numero esatto, tantissimi con le mini, ovviamente tantissimi nuovi arrivati, nuovi iscritti, e come ricordiamo ai nostri spettatori, noi abbiamo un sistema di carriera, no? Quindi chi arriva la prima volta il primo anno deve correre con le racing start, perché ovviamente non ha senso che uno arriva e corre subito immediatamente con lo stella, quindi ci sono dei crediti, c'è un sistema tutto di moneta, no? E quindi si comprano le vetture. Io quest'anno per esempio ho comprato, dopo il mio campionato con la Civic Racing Start, la mia cara Alfa GTM. Tu invece, Bruno, da parte che c'hai la 106? Esattamente due gare, se non erro. No, due gare. Ah, perché è vero, tu avevi la 106 di gruppo A. No, io avevo la Peugeot 208 Racing Start. È tuttora completamente possibile. Maiano che forse l'aveva. Sì, Valerio con la moneta contante. Sì, sì, tu eri. Sì. Valerio è dallo spiccio facile, ragazzi. Come? È dallo spiccio facile, Valerio. Dai soldi facili. Sì, sì. Andiamo sia nella realtà che nel simulatore. Andiamo on board a Capuzzo e dalla direzione gara ci segnalano che aspettiamo che arrivi Capuzzo. Che traverso, ripresa, staccata, sfiora un po' l'erba, ce l'ha. E via per l'arrivo, giù il pedale, Magelli giusta per partire, ma ce la facciamo tranquillamente a vedere tutto l'arrivo. La bandiera a scacchi di Capuzzo che finisce questa Monterice, domani poi ne vedremo delle belle perché ancora c'è tanto da dire. Domani c'è il grosso 3.44 netto per Siamo su Magelli. Nettamente, Magelli sta per partire adesso. Prima innestata, pronto a partire. Aspettiamo un po' di spettacolo da Alessio che ci regala sempre i suoi pendoli, i suoi traversi. Sì. Vediamo adesso Magelli che comunque è un loser perché si è fatto battere lo slalom. No, ma stiamo scherzando Alessio, tranquillo, che sta domenica ti posso solo 5 secondi. Vediamo Alessio. Però le finisce a distigare la gente. Sì, no, perché lo so, poi così lui sbatte, lascia fare. E poi lui domenica arriva e sbatte e così arriva a fare. Guarda che poi ci tocca licenziarti, eh. Vabbè. Qua sono il main sponsor, cioè. La disoccupazione non te la diamo, quindi. Si scherza sempre, sappiamo bene che i nostri spettatori lo sanno che si scherza, ma scherzando si dice la verità. Vediamo adesso. Soprattutto le donne sanno che noi siamo dei tipi molto. Esatto. Soprattutto tu ormai ti abbiamo perso, Giovanni. Ma allora, dai, ma finisci, dai. Dai, partiamo, parliamo della gara che è meglio. Infatti, parliamo della gara che è meglio. Un'altra curva bella. Anche qua molto lunga, forse il tornantino o il tornantone più argo
di tutta la salita. Antonello, quello. Sì, diciamo che vedendo qui dalle telecamere esterne si nota ancora di più. Si nota di più. È sicuramente quello della fontana, è il tornante più largo che deve essere accompagnato molto di più anche in uscita. E in quel tornante è molto importante saper buttare giù il piede sull'acceleratore al momento giusto, perché così si esce veramente forte, si esce a pelare il muro e E si arriva puliti forte in soprattutto. staccata per l'altra. Eccolo, eccolo. Eccolo che ci aspettiamo da Adesso leggi il Alessio. colpettino di leva. Io ho visto un colpettino, Io ho visto sia il pendolo che il colpettino, eh. Oh, qui curvone veloce. E No! non ha toccato Ha all'interno. Ma l'ha ripresa. L'ho notato solo io perché io c'ho il lag, quindi intuisco. toccato! Sì, intuisco! Vediamo qui Alessio Evangelli che sta sopravvivendo. Questa è una di quelle salite da sopravvivenza. Come la vedremo anche alla Trento Bondone, alla Coppa di Sena. Magari Coppa di Sena già ne pensa. Spettacolo! Eccoci la Guardalo, tua. guardalo! Guarda Un pazzo, Alessio, un pazzo! apposta perché sta sentendo la diretta e sa che è lo sfotto. Sì, lui si casa, Lui fa capito? sborone. Guarda, Ma guarda, l'ha cambiata alla Michele Guarino! questo è per pochi, questa la capirà Questo è tutti. per Comunque. Adesso Evangeli, questa è un'altra curva bella. Bravo, bravo, Vediamo adesso qui inizia a Alessio regalare con Evangeli spettacolo, nel sulla frattempo la direzione marcia. gara mi avvisa che si sta preparando Valerio. Sì. Ma Ma qua di c'è la Valerio fermata. ci No, ma dovrebbe ancora essere si deve Donato allenare. Pinto. C'è Donato Pinto, ma ancora si deve allineare, c'è tempo, ce la vediamo tutta questa di Evangeli, mi sa. Si trova all'ultimo tratto, ce la seguiamo on board in queste ultime curve, Sì. questa a destra, un'altra curva. Ah, tocca il muretto. Toccato. Sì. Questa, Donato dicevamo, Pinto, questo prima destro è un'altra innestata. curva molto, molto importante della salita, anche vero, c'è tantissimo pubblico che si mette lì perché è una curva dove si vede veramente il pilota coraggioso, una curva che solo pochi temerari riescono a farla in pieno, ovviamente con le macchine più piccoline, quelle grosse raggiungono una velocità che devi per forza frenare, però con quelle piccoline si vede veramente lì chi ha, come si dice in spagnolo, i cojones, no? Esatto. Andiamo su Donato Pinto. Pinto. Che Siamo perdonati. 3,48 e 2 per Bagelli. E vediamo Pinto, questo tratto veloce. Anche qui un tratto da mozzare il fiato. Io vorrei vedere se ce la facciamo questo onboard qui. Guardate questo sinistro dove bisogna pelare. Siamo forte. Queste tre curve che si devono fare veramente pelo il muro a sinistra, pelo il muro a destra, pelo il muro a sinistra. È veramente piena di emozioni questa salita. E ripeto, io soprattutto che l'ho vista vivo quasi ogni anno, so bene quanto sia difficile, sentita questa corsa, veramente c'è tanto agonismo tra i piloti, non che non ci sia in ogni gara, ma dico Giovanni, se parliamo della Coppa Nissena, anche lì Eh sì, ce ma dove c'è Erice Nissena il pubblico è veramente spettacolare, cioè. Per i piloti è bellissimo. Sì. Poi soprattutto bisogna dire che Trapani è una provincia forse la più prolifica per salite. Ha una marea di piloti che corrono nella zona di Trapani, dalle gruppo N, dai gruppo A, ce ne sono veramente una ventina, dozzine e dozzine di piloti. Soprattutto ci sono i piloti più forti della Sicilia, mi viene da dire. Non che in altre regioni ogni provincia c'è i suoi, ma sono assai. Ci sono un sacco di piloti che corrono gli sport, dalla famiglia Raiti, Castiglione, Virgilio, Santoro, ci abbiamo poi in Cammisa, ce ne sono tantissimi piloti che corrono nelle salite, negli slalom e che vincono, fanno gli assoluti. E quindi è proprio una regione, qua si vede, vedi la storia, essendo una zona dove da più di 50-60 anni si fanno salite, questa cosa si fa sentire, viene trasmessa, ci sono generazioni, famiglie intere che corrono. Cioè a Trapani è veramente c'è una cultura sulle salite C'è una forte motoristiche passione, sì. che Siamo sì, tornati vanno fuori a sono Donato Pinto. Nel frattempo stiamo guardando Donato se... Pinto. No, Valeria ancora non è qua. No, Valeria ancora no, mi sa che la vediamo tutta questa di Pinto, perché è sempre un E1, si cambia categoria. Mi sa che gli ultimi due le vedremo tutte le salite per intero. Dato che siamo pochini, ce la possiamo un po' Esatto, ce la possiamo permettere. permettere. Abbiamo già finito.
partito. Abbiamo gli ultimi due partenti dopo Pinto. Pinto, andiamo su quest'altra curvone. Qui questo tornante è anche molto famoso. Avrete visto sicuramente tantissime volte nei video su YouTube. E questa è quell'altra curva a destra che dicevo io. Rivedere on board se ce la facciamo, sì. Giovanni. Guardate qui. La curva in pendenza che si deve saper prendere. Si deve saper prendere al limite quel destra. E lì veramente si vede chi è quello che va a sfiorare. Lì c'è proprio una gara tra spettatori. Diciamo una gara di noi altri. Diciamo tra appassionati, dove si vede veramente quello che si avvicina di più al muretto. E ci sono foto, ragazzi, se potete vedere foto su questa curva, che ci sono proprio macchine che sono appoggiate al muretto, che sverniciano quel muretto a destra. È arrivato. C'è tanto agonismo. 3:36 e 1 per Pinto. E parte Valerio Magliano, ragazzi, a bomba. Per pochissimi decimi Donato è in seconda posizione rispetto a Sorlini. Un decimo soltanto da Sornini. Ricordiamo che Pinto corre in gruppo A, mentre Magliano è un 1.600. A differenza di cavalli c'è. Giovanni, tu che sei più adatto per questi commenti, cosa ci puoi dire a differenza tra gruppo A e 1 Italia? Ragazzi, già capite il popolo delle macchine, già vi rendete conto. È tutta l'altra pianeta, ragazzi. 1 Italia, stiamo parlando che la macchina è estrema, la colazione è una più minuti così eccessivi, cioè già parliamo di corpi farfallati e più ne ha più ne metto. Ricordiamo che già negli 1 Italia quasi il 90% dei 106 Fiat 500, anche questa degli anni 90, hanno quasi tutti la testata di motocicletta montata sul monoblocco, ovviamente, della propria macchina. Esatto. Però già per capire, già per aumentare i giri, la ripresa, l'elettronica, non vi dico quanto si spende per solo per l'elettronica. Ma poi ci sono tante altre modifiche legali e illegali, esistono motori 1008, esistono per i più raffinati testate delle C2 Super 1006, e quindi già parliamo di roba fine, quindi lavorazioni di un certo calibro. Sì, anche di un certo portafoglio. Soprattutto. Per gente come Valerio, praticamente. Esatto. Valerio staccatone, comunque, una guida, bisogna ammetterlo. Guardate. Bisogna ammetterlo, comunque, per quanto odiamo Valerio Magliano, lo odiamo perché va forte, diciamoci la verità. Esatto. Antonello, anche tu rientri un poco in quella cerchia, lo possiamo dire. Ma chi? Antonello Bruno, anche no, dai. Anche a te. E Antonello Bruno, diciamo che è uno che non si risparmia mai, fa anche lui spesso danno perché non si tiene. Certo, sì, o la bomba o la scocca. Allora, come bomba dentro montagna, come diceva Walter Rolle. Che sì, come coppa intendi coppa dell'olio. Guarda. Andiamo un po' a bordo da Valerio, ragazzi. Seconda. Comunque bisogna dire che Dalma, quel pettino di leva che non gli fa perdere tempo, l'aiuta a girare. Una guida sporca. Oh, mamma mia, qua come è uscito da quella curva. Mamma mia. Qui può essere un pure una questione di campanatura. Io guardando la da fuori non la vedo molto scampanata dietro. Quindi questo tipo di setup può aiutare. Ah, Torello, noi sappiamo che invece tu scampare tutto. Quindi la certo, prima cosa. Io guarda proprio. Devo vedere. Valerio lo dovevo chiamare campanatura negativa forever. Devo vedere la marca delle gomme da sopra io. Lui deve vedere i braccetti da sotto, quando gira capito? Vediamo Valerio Magliano qua, su questo punto arriva un po' largo, perde un po', e vediamo Valerio Magliano, tratta finale, siamo dentro con lui, ultima curva a sinistra e poi tornante destro, ci va un po' qui tranquillo, leggero sotto sterzo perché la potenza è tanta. E poi per salutare chi ci sta seguendo, siamo in 25 persone. Sono tante, guarda che queste su Twitch solitamente si arriva a 600, noi siamo a 25, sono tutte mie fans, ricordiamo sempre. Valerio Magliano è stato 3:26 e 4, attenzione. Mentre aspettiamo che Catano Lombardo si posizioni, esatto. Se non sbaglio ha migliorato di quanto? Aveva fatto 25 la prima, ha peggiorato di un secondo. Correggimi se sbaglio. Te lo confermo subito. E tu ci hai fatto la fai foto. Il telefono non telefona, per cui vediamo. Tanto Lombardo, abbiamo notizie Giovanni Lombardo? Adesso è acceso.
acceso il motore adesso. Vediamo allora. Magliano aveva fatto 3:25:06 nella prima manche. Eccolo, peggiora allo un po', stand. Ma è comunque quanto un è tempo bella molto valido. Sentiamo il sound, ragazzi. Siamo lì, hai un ottimo punto di riferimento per domani, Antonello. Vediamo Gaetano Lombardo. Limitatore a go-go, ragazzi. È bella storia. A me questa macchina mi ricorda tantissimo. Io qua è un fatto di amore, io sono un alfista, penso che ormai l'avete capito. E come alfista vedere questa, è stata l'ultima Alfa a vincere, lo possiamo dire? Esatto. Ah, Giovanni, sì, nel sì. Mondiale, quanto ci ha fatto sognare i primi anni del WTCC con Giovanardi, Tarquini, Farfus, con queste auto che lottavano. Ma poi è bello che anche dopo anni, quando la macchina era vecchissima di omologazione, ancora vediamo Thompson arrivare davanti, superare tutte 8 macchine, esatto. A Valencia, me lo ricordo ancora, superare BMW, tutte auto nuovissime, e vincere con l'Alfa da solo, che era un'auto già mezzo ufficiale, perché non c'era più il team come certo. No, questa è storia, ragazzi, stiamo vedendo la storia, e Gaetano Lombardo ci delizia con la storia di questa vettura. Vediamo, staccata. Tornantone, anche lui preferisce arrivare un po' più largo e poi stringere dopo. È giusto così, Emanuele. I tornanti bisogna ritardarli, quindi bisogna tenersi più larghi possibile e chiudere al momento di... addosso le marciapiede mi sa, perché l'ho vista saltare. Probabile. Perde un po'. Vediamo. Sì, è un Lombardo. Po' sottosterzante questa macchina. Sì, soffre tanto. Ma lo diciamo qui, anche in questa pista, la differenza di vetture si vede tantissimo, perché per esempio posso dire io, già questo ve lo anticipo, lo so, spoiler alert per domani, mentre io a Rekberg ho lottato quasi, ho fatto dei tempi vicini anche alla Porsche di Sorlini, anche se ovviamente non tanto, però invece qui ho tantissime difficoltà già anche per entrare nel muro dei 3.50, quindi a differenza di vetture su questa pista si fa sentire tanto, e sicuramente soffre. Gaetano soffre, e sono convinto che in piste, ripeto, come Mikhausen, Santursen, dove sono velocissime, lì veramente dobbiamo avere paura di questa macchina e di Gaetano. Allora, diciamo, Antonello, Emanuele si sta molto giustificando per domani, perché sa di non fare bella figura, quindi sta già giustificando nei suoi tempi. Emanuele, hai già idea dove... Vabbè, ma lo sappiamo, Emanuele è quello che le ruote non sterzano, i freni non frenano. No, la colpa è sempre del meccanico. L'asfalto non asfalta. O se no, se il meccanico è quello che corre, se uno la macchina se la fa in casa è dei cronometristi solitamente, vero Antonio? È sempre così, quando la macchina poi si fa in casa non è colpa del meccanico o del rifornitore, ha dato il pezzo fasullo, Manuele, diglielo che stai conservando un assetto per domani, dove fare vedere un tempo che farà paura. I braccetti che volano. Vediamo Gaetano Lombardo, tratto finale, seguiamolo qua come è arrivato. On board. Come ha fatto quel destra. Andiamo sull'ultima curva, sinistra 4 meno. E qui entra il navigatore che c'è in me, tornantino destro. Vai in uscita Gaetano, faccela sentire. Qui si sente grande. Vediamo. Io mi sento. La bomba! 3:35:0 ha migliorato tanto. Ah, era 3:39, correggimi se sbaglio. La prima salita. Prima salita, esattamente 3:39:5. Esatto, 39,5 ha migliorato. Dipende 4 secondi e più, perché 35 netto. Quindi ha fatto un buon tempo. Però, certo, poteva essere migliorabile. Però, comunque, è un 1-2000. È sempre lì in lotta nell'assoluto. E sicuramente nella top 10. Domani, però, vedremo il grosso. Abbiamo finito questa sera con i partenti. Correggetemi se sbaglio, se non c'è più nessuno. Dico domani e dopodomani vedremo il grosso. Io andrei subito a andare a dare un'occhiata ai partenti di domani e dopodomani. Allora, domani io ce l'ho qua. Ce l'hai tu pure, Antonello? Mi sa di no. No. Dovresti averli lì sul... Ah, ok, risolto, trovati. Esatto, ce l'ho pure io. Ok. Abbiamo qua mezzi, ce la facciamo.
Mani, allora abbiamo il gruppo di storiche, Antonello, Allora, il viene primo tre. non corre, viene escluso, si chiama Sì, Emanuele Richiuso. è una brutta persona. Con la Dopodiché. GTM. Dopodiché, Maurizio Caggiano, sparo meno 75, Antonio Palermo, 128 SIL. Figurati, sarebbe. Andrea Contricometti con la Mini, Domenico Balestra, sempre con la Sì, Mini, non Noel niente, Pinti. correggetemi se sbaglio. C'è Giovanni. Chi? Giovanni è Renato? grande. Domenico Balestra è un anno venti Sì, domani, no? ma vabbè, in teoria ce ne sono di più, però molti non Sì. si sono iscritti ieri o l'altro ieri, quindi non avranno la possibilità di partecipare a questo evento, quindi ce li ritroveremo C'è un al quarto termine, scusa. appuntamento. Dopodiché abbiamo Domenico Dopodiché Balestra, c'è dicevamo. Noel Pinti e Gio Calabrese, entrambi con il 112 e 1150. Assente Claudio Calabrese, purtroppo, per impegni personali. Non Dopodiché c'è ci sarà. neanche Giovedì. No, No, mi non c'è sa, neanche per Giovedì. come ho capito io, non No. corre proprio. Vabbè. Dopodiché in gruppo A 1300, qui ce ne sono molti. Abbiamo Onofrio Salerno, Ciccio Zizzi, come dice il nostro caro Ciccio amico Zizzi. Jacopino, Sì. Antonello Digli, Cristian Di Francesco. Dopodiché in gruppo A 1600, Giuseppe Restuccia, E quello Quado chiudiamo la Emila, diretta. Antonio Matraxia. Per quanto riguarda i prototipi, abbiamo Mariano Lombardo e il nostro caro Giovanni Bacci. Ma però Giovanni, ma non l'ho Ma però fatto. non si sa. Allora, intanto come l'hai detto non si può sentire. Ma a me mi. Giovanni, possiamo dire che Manolo ha fatto una fangata? La diciamo in diretta. Dai, accusiamo. Perché? Perché non si. Non parte il 29, quando parte? Il 30. Io parto il Si vede i 29. tuoi tempi. Vedi che è furbo, perché ha visto che qui sei più veloce tu. Io so, Giovanni è più veloce a sto giro, o sbaglio? I tempi dicono questo. Ma qua Manolo, attenzione, perché si è iscritto il giorno dopo, così si. Allora non lo facciamo partire. Che dici, Giovanni? No, vabbè, ma anche le altre gare lui ha corso sempre dopo. Lui si è Ma io prenotato sapevo sempre che voi l'ultimo giorno. eravate iscritti tutti il 29. No, no, lui invece si iscrive sempre l'ultimo giorno, lui. Vabbè, allora io lo proibiamo. Adesso facciamo il regolamento solo per No, lui. ma lascia Allora, andiamo a vedere stare, dai. invece. Parte dopodomani. Diamo subito una lettura veloce veloce subito dei cognomi. Giorno 30 Antonello, abbiamo vediamo chi c'è. Ricausi, Arcarisi, Pernigo, Lamendola, Laudani, Bianca, Tonetta, Marzi, Serravalle, Cassata, Sciortino, Bruno, Jacopino e ultimo Manolo Pononioli. Come l'hai detto bene, mi Ti sono quasi piace? eccitato. Bene, bene, io ho detto questo, non perderei neanche tanto tempo, Giovanni. Manderei subito a riposo i nostri Sì, cari sì. spettatori per seguirci domani con più attesa, anche perché c'è un certo. Io, raga, non è richiusa, eh? Cioè, io Stavo metterei la parlando mia di. Nel vita in questo. frattempo possiamo vedere Valerio che fa il cretino nel parcheggio davanti ai Valderice. Guarda. Cioè, sta Ma facendo lui il gli dobbiamo dare il cretino. soprannome. Esatto. Siccome i piloti solitamente usano i soprannomi, no? C'erano una volta Bronson, Sì. Anficar, piloti famosi, a lui lo dobbiamo dare il cretino. Lo mettiamo lì. Ok. Comunque, No, ma ringraziamo figurati. tanto Antonello Bruno per averci fatto questa compagnia stasera. Non è vero, vuole i soldi. Va bene, Antonello, il link PayPal ce l'hai, quindi mi raccomando, sai cosa No, fare. dobbiamo dire la verità. Siccome Antonello, noi siamo famosi e la gente veramente freme per essere in diretta con noi, Sì. Antonello ci ha regalato, stare qui in diretta, una sessione di prove libere col suo go-kart, vero? Sì, tranquillamente, se riesce ad entrare nel sedile, guarda, a Io ci entro disposizione. e bisogna vedere se è il sedile che entra su di me. Cioè, io con quello che vuoi Praticamente. farci lo spacco a metà. Praticamente per fare un kart, Emanuele, dobbiamo costruirglielo attorno. Lui sta fermo, io dobbiamo Sì, costruire esatto. Ci vuole il attorno. telaio ZF10, quello. Sì, Che 10 sta per quintali, non per. Emanuele, perché non vai, non ti iscrivi in qualche reparto per le sollecitazioni materiali? L'ho proposta alla FIA, ma dice che già c'è il Restuccia e Già l'hanno c'è la bloccato. Ragazzi, questo. Ringraziamo a tutti. Ma scusate, ma non lo possiamo fare salire al direttore di gara?
sì, dai, restuccia. Vogliamo restuccia qui. Dai, aspetta, dai, che no. lo tiriamo su. Questo, eccolo qua, Giuseppe, ecco. Buonasera. Ci senti? Sì, buonasera. Buonasera, stavamo appunto qui citando le due grandi qualità da impiegato FIA. Ecco, come cosa si prova a testare i prodotti FIA in anteprima, come con l'auto? Ma diciamo, il problema più grosso non è tanto testarli, ma è più che altro la gestione lato server. Perché le macchine le macchine sono complesse da gestire, quindi anche in fase di collaudo sono fasi parecchio concitate. Allora, Giuseppe, volevamo ringraziarti per il tuo solito grande lavoro che fai. Abbiamo notato che stasera è stata una bella gara. Che fai il lecchino, vai. Esatto. E tra l'altro ti volevo dire che Emanuele già si è giustificato che domani farà il tempo degli autobus. Domani, sì. Dopodomani, non mi ricordo quando fuori. Domani. Quindi va bene, Giovanni, abbiamo capito, dai. Si è giustificato. Giovanni, Giuseppe, abbiamo Giovanni stasera è perso, cioè, secondo te perché? Cos'è che allora, tu mi vuoi fare dare la sentenza da Giuseppe praticamente. Ma, secondo me è un Giuseppe, problema che viene dall'Adriatico, secondo me. Un problema che viene dall'Adriatico. Ah. Eh sì, il vento, per ora le perturbazioni che ci sono. Bisogna vedere da dove tira sto vento, eh. Attendo che viene da dietro, perché sai, non è piacevole. No. Va bene, io direi salutiamo a tutti, no, a sto punto. Giuseppe, non abbiamo dato dello spastico a nessuno, però se tu vuoi possiamo... No, per questa sera non ho idea di farlo su una serata con più persone, così magari è più avvincente. Esatto, magari domani, quando fate. Giuseppe, ci chiedono come mai, cosa significa dall'Adriatico, questa battuta che hai detto? Non sono autorizzato a dirlo. Ah, non sei autorizzato. Ma poi è bello che Giovanni si scava la fossa da sola. Esatto. No, siccome ci sono le persone che qua chiedono, magari... Più che altro io direi che ringrazio il cielo che non sono autorizzato a dirlo. Ragazzi, questo è, bisogna seguire la prossima puntata. Domani, esatto. Seguiteci, perché forse per chi vuole questi gossip possiamo forse... Domani restringeremo il campo, dall'Adriatico passeremo... Certo, domani che io non sarò in regia, vi permettete di fare gli sboroni. È vero? Va bene. E tu perché corri? Domani non corri, arrivi ultimo. Non può essere, ragazzi. Non ti salvi la faccia. Perché le mie fanni e i miei fan mi aspettano con ansia. Quindi. Con ansia, sì, è vero, Giovanni. Con ansia, con 2Z. Allora io vorrei solo una cosa, prima di salutarci, ci fate sentire tutti in chat, ricordiamo sempre che giù sotto qui ci trovate tutti i collegamenti, immagine Facebook, sito, ma tutte le fans che sono qui, fatevi sentire con Emanuele, è bellissimo, quindi scrivete tutti in chat, fatevi sentire. E detto questo io comincerei a fare i saluti, ti ringrazio Antonello per essere stato qua con noi, grazie, spero che le prossime serate vieni pure, vedremo, dai, va bene ragazzi, vi saluto. Allora, salutiamo Giuseppe Restuccia che ci ha fatto qui compagnia. Buonasera a tutti. Grande Giuseppe. Anche il silenzio. Ma purtroppo sto caricando i replay, quindi ero in difficoltà col ping. Sì. Giuseppe, per chi non lo conoscesse, è l'uomo dell'USB. USB man. Vabbè ragazzi, io dico che la cosa sta degenerando, quindi salutiamo a tutti. L'abbiamo perso. Esatto. Salutiamo a tutti, ciao Emanuele, ciao Antonello e ciao Giuseppe, ci vediamo domani. Buonasera a tutti. A domani sera alle 9:30 di nuovo qua con noi per il secondo turno, la terza gara, Monterice. Ciao a tutti.